Ed eccoci il comitato anti-racket City Report, Tullio Trapasso, siamo qui con Aurelio Miranda, Daniele Menti, Paolo Rusconi che fa le immagini, siamo in via Valcannobina, via Cabella, una scuola abbandonata da diverso tempo nel municipio 7. Purtroppo forse quelli del Sole 24 Ore quando hanno fatto la loro statistica, hanno valutato le città migliori, non hanno guardato questi quartieri che sono oltre la cerchia del Naviglio, ce ne dispiaciamo tanto, e questa dovrebbe essere una struttura che potrebbe essere utilizzata per diverse funzioni, invece è una pattumiera, è un degrado, vetri rotti, schifezze in giro di ogni tipo, un ingresso comodissimo dove chiunque può entrare e fare quello che vuole. C'erano dei signori qua dentro fino a poco tempo fa che sono andati via, personaggi che sicuramente non vivono pagando le tasse regolarmente, forse non hanno neanche il permesso di soggiorno, perché sennò penso dovrebbero aderire al piano freddo di Pierfrancesco Maiorino. Invece ciò non accade e vi portiamo a vedere una suite con letto matrimoniale. Naturalmente, come il nostro Paolo vi farà vedere, coperte e vestiti non mancano, perché la Caritas fornisce tutto a queste persone, spero le fornisca anche alle nostre pensionate e pensionati al minimo. Guardate, tappeto, un bel letto matrimoniale, un posacenere. E Paolo, possiamo dire una cosa? Che diversamente dalle altre volte l'ambiente è profumato. Non si urina qua dentro, non ci sono le feci all'interno, è una persona che ci vive stabilmente e che, se ha diritto, sarebbe anche il caso avesse un alloggio regolare o comunque un posto dove andare a dormire regolare. Perché non si può vedere delle persone al mese di Natale dormire al freddo e al gelo, doversi sistemare nei sottoscala e in questa maniera di strutture occupate. Quindi chiediamo ai referenti, che sono sempre questi assessori della giunta sala, che sarebbe forse il caso di andare a farsi un giro fuori dalla cerchia del Naviglio e cominciare a vedere nelle loro varie strutture di loro proprietà che cosa accade. Perché qui queste persone, se ne hanno diritto, hanno diritto ad avere il piano freddo e stare in un posto caldo, riscaldato e sistemato. Se no, altrimenti fanno prima a rispedirli a casa loro, dove fa tra l'altro molto più caldo in questo periodo e possono, secondo me, vivere meglio. Apriamo un attimino qui che vediamo
come mai c'è tutto questo profumo. Ah beh, il signore è molto delicato e profumato. Vediamo che ci sono dei vestiti, addirittura abbiamo anche delle razioni K nel caso di freddo, cioccolato eccetera. E dell'altro vestiario sinceramente posso dire che non mi è mai capitato di trovare una situazione di occupazione abusiva così profumata e così pulita, almeno all'interno. Ora vi salutiamo e continuiamo. Ed eccoci, stiamo proseguendo nella nostra visita di questa ex scuola in Via Cabella. Prima vi abbiamo fatto vedere i vari pernotti nei piani sotterranei, nei locali servizi. Qui addirittura hanno spaccato tutto per ricavarsi un ingresso all'interno della struttura vera e propria, cioè quella grande. Adesso andiamo a fare un salto dentro, entriamo. Attenzione a non farsi male. I guanti ce li hai? Qui è stata tagliata proprio una lastra di metallo. Ed eccoci, siamo entrati dentro con grande fatica. Purtroppo il passaggio sono molti, ma sono abbastanza scomodi per chi è d'Italia come me, per il nostro cameraman che porta in giro la telecamera. Spero che si riesca a vedere. Ci sono tantissime stanze, come vedete qualcuno scende, guardate qua il maggiore. We'll be right back.
Ed eccoci, come vi avevo promesso, noi non ci fidiamo mai delle cose che ci vengono raccontate, ma vogliamo vedere con i nostri occhi e con la telecamera, in questo caso di Paolo Rusconi, quello che accade. Dopo aver trovato i bivacchi puliti, diciamo civili, anche se abusivi, all'interno di questa scuola, pensavamo di aver concluso. In realtà i nostri sopralluoghi ci avevano detto che oltre a quelle persone che vivono abbastanza civilmente, ce ne sono delle altre che hanno rotto le serrature, hanno tagliato le reti e i metalli per entrare proprio all'interno della struttura stessa, non nei locali di servizio esterni, ma proprio all'interno della struttura. E questo è quello che troviamo. Degrado, sporcizia, vetri rotti, alcuni pernotti. E vi vorrei ricordare che qui siamo all'ultimo piano di questa struttura. E ai confini di questa struttura c'è un'altra scuola funzionante, oltre che la chiesa.
Quindi noi ci chiediamo, nella Milano del 2018 che viene premiata dal Sole 24 Ore per la qualità della vita, tutte queste strutture che insieme a Paolo Rusconi e tutti i nostri amici con City Report troviamo in giro, fanno parte sempre di Milano o sono da un'altra parte? Perché io vorrei ricordare che qui siamo nel municipio 7 di Milano, in via Cabella, via Valcannobina, non siamo nell'estrema periferia o nella città metropolitana che comunque, da quando non esistono le province, è responsabilità di Beppe Sala, perché il sindaco di Milano è anche il sindaco della città metropolitana. Come vedete, i graffitari si sono molto divertiti, è stato asportato tutto quello che poteva esserci di valore, come abbiamo visto negli altri piani, è stato portato via il rame, sono state portate via delle suppellettili, alcune attrezzature, delle porte. Adesso vi facciamo vedere anche la scala, che nessuno vi aveva fatto vedere fino ad ora, credo. Perché noi quando facciamo le live di solito sulle scale non le facciamo perché può essere pericoloso anche per la struttura stessa che magari non è solida. E che dire, siamo passati dal terzo piano, Paolo, sì, al secondo, e qui troviamo, ecco, facciamo vedere una cosa, i pernotti tra virgolette regolari sono quello che troviamo sulla sinistra e quello sull'opposto destra, regolari intesi come abbastanza civili, puliti, di persone che comunque in qualche maniera cercano di tirare avanti la giornata nella maniera più regolare possibile. Qui dentro non c'è nulla di regolare tra quelli che stanno qui e che infatti sono scappati immediatamente appena ci hanno visto arrivare. Qua troviamo delle bottiglie di vino, del latte. Come vedete, questi posti vengono vissuti proprio così. C'è il ritrovo di queste persone quando non hanno altro posto dove andare, che si ritrovano qui e non tengono molto pulito, come vediamo. Infatti troviamo le feci in giro, l'urina. Anche qui, prima F grafica. Troviamo, soliti sacchetti, confezioni di vino, delle lattine di birra. È una bella scritta, la legge è uguale per tutti, non sempre. Forse qualcuno che deve reclamare qualcosa con la nostra autorità giudiziaria. Direi che possiamo continuare. Qui l'aria non è come quella che avevamo al piano di sotto, è pesante, è sporco, c'è odore, c'è puzza, è proprio una roba incredibile. Qui qualcuno tra l'altro ha spaccato una bottiglia, guardate, la bottiglia di liquore. Io non oso entrare nel WC degli uomini, vedo già delle bottiglie. Non mi sembra sta bellezza. Scendiamo ancora.
Ed eccoci, per oggi abbiamo finito questa puntata del mese di dicembre di Natale di City Report. Seguiteci giovedì sui nostri canali e nelle nostre live su City Report, Comitato Antiracket e Tullio Trapasso. Qui dietro, come potete vedere, siamo appena fuori dalla struttura che vi abbiamo fatto vedere prima, quella appunto dove abbiamo fatto dei ritrovamenti strani che andremo ad analizzare. Per ora vi salutiamo e vi auguriamo buone feste.